Ciao ragazzi, sono tornati con la parte numero 37 del Let's Play di Hollow Knight. Allora, nella parte scorsa abbiamo scoperto un sacco di roba. Abbiamo preso il bellissimo marchio del re. Che ci ha dato. Penso. Cioè, abbiamo aperto i passaggi per una porta. C'è una porta effettivamente che ancora non potevamo aprire nell'antico bacino, ma ci andremo molto più avanti. Ora finiamo di esplorare le frontiere del reame. Vorrei arrivare in cima dove la mappa dice che c'è il Colosseo dei Folli, oltre a una ricongiunzione con la Città delle Lacrime che farebbe molto comodo. Non penso mi manchi molto per completare il gioco al 100%. Alla fine ci manca. Sono andato a raccogliere offscreen un po' di larvette che mi mancavano, alla fine mi mancano tre, quelle due in un'area che ancora non abbiamo esplorato e quella lì che non ci sono ancora andato, devo capire cos'è. Nel frattempo potete vedere che ho messo diverse spille in giro per la mappa per segnare delle cose che comunque farò off-screen, principalmente off-screen. Con quelle rosse ho segnato dove sono i flussi di energia nera che ancora non possiamo passare, che sono l'unica cosa che ancora non possiamo passare. Con questi grigi, ops, ho segnato boss che abbiamo già battuti, perché c'era un boss che noi abbiamo battuto un po' di tempo fa. Il ricettacolo rotto, qualcosa del genere. Ricettacolo perduto, qualcosa del genere. Che quello che ci ha dato il doppio salto, sostanzialmente. Che subito dopo averlo battuto, abbiamo affrontato la sua versione difficile in modalità sogno. E mi sono chiesto se una cosa del genere succedesse anche con altri boss che abbiamo già battuto. Per esempio, quello che ci ha dato lo schianto a terra. Oppure il falso cavaliere. Quando avrò tempo, ci andrò. Quasi sicura, probabilmente off screen, ma non lo so, a ribatterli. No, oddio, se sono dei battle boss facoltativi non lo farò off screen. O, diciamo, ci vado off screen, poi se vedo che c'è la battle boss la registro. Invece con la spilla blu ho segnato la posizione di un fabbro, a cui voglio tornare per cazzi miei. E con la spilla d'oro la porta che secondo me si apre con il marchio del re. È molto comodo questa funzione. Qua ci ricongiungiamo con la Città delle Lacrime, molto probabilmente. E quindi, a parte quelle tre larvette, ci mancano pochi frammenti di maschera. Tra l'altro ho scoperto come si prende uno di quelli. Uno dei frammenti di maschera, che ancora non ho preso, e che probabilmente prenderò offscreen perché è una subquest molto molto noiosa, molto molto frustrante. L'ho visto in un let's play. Purtroppo è entrato in una porta che noi potevamo. In realtà ci possiamo entrare da sempre, ma a quanto pare non l'ho mai vista. E frammenti di cettacoli ci abbiamo tutti. Tecniche con la culo ci abbiamo tutte. Potenziamenti non penso ce ne manchino tanti. Bella! Qua sotto non c'è niente, vero no? Ecco, entri nel diario, forse quelle ce ne mancano parecchie, perché purtroppo non ho nessun modo per dire quante bestie non ho mai incontrato. Di bestie che abbiamo incontrato e che di cui non abbiamo ancora completato la lente del diario, però non sono tantissime, la maggior parte le abbiamo esplorate tutte. Ma qui c'è il Colosseo dei Folli direttamente. Aspetta, prima apriamo la scorciatoia. Comunque io quando sono entrato qui l'avevo detto che si apriva da destra, comunque però va bene. Ah, qui ci dovrebbe essere il Colosseo dei Folli, la mappa dice così. Finalmente. Finalmente posso capire che cos'è questo posto. Una specie di arena. Ascolta. Ah, un altro guerriero si è fatto strada fino al nostro glorioso Colosseo. Questo è il piccolo folle. Questo è il posto perfetto per tutti coloro che cercano intense sfide e letali combattimenti. Vai, vai, vai. Pane per i miei denti. Basta porre il tuo marchio sulla bacheca delle prove. Ah, il marchio, quindi forse ci voleva il marchio del re. Sulla bacheca delle prove che intende affrontare e voilà, il cancello si spalancherà. Dovrai pagare un piccolo contributo prima di accedere a una prova, ma sono sicuro che Nabile Guerriero Comitiva aveva messo da parte un bel po' di geo. Ah, questo. Ma devo pagare ogni volta che voglio partecipare o solo la prima volta? Spero solo la prima volta. Ora, prima che tu estragga la culo e ti getti con ardore nella mischia, ho un consiglio per te. Qui sotto c'è un'area dove altri come te attendono l'inizio delle loro prove. Ti consiglio caldamente andare lì a riposarti prima di apporre il tuo marchio. Oh, e non dubitare, sono un prode guerriero anch'io. Non fai l'eroe giudicarmi in base alle mie dimensioni o alle mie attuali limitazioni. Il Colosseo ci chiama entrambi. Presto prenderò parte anch'io agli scontri. Un piccolo contributo e potrai accedere alla prova del guerriero. Non ancora. Nessun contributo. Ancora non. Ok, sì, va bene.
Con la prova rimarrà chiusa fin quando non avrà effetto il contributo richiesto. Ok, quindi queste sono le varie. Ha detto, qua sotto c'è un'area di riposo, quindi mi immagino ci sarà anche una panchina fra le altre cose. Oltre a altri guerrieri. Oh, guarda chi c'è. Che vuoi, straccione? Sei venuto anche tu a farti beffe di me? Sciocchi. Avete mai pensato che farmi rinchiudere in questa gabbia fosse esattamente ciò che volevo? Sì, liberatemi pure in questa vostra arena. In questa vostra. No, ho parlato malissimo in questo dialogo. Io sono Zotel il Potente. Quando avrò sguainato il mio aculeo, sterminatrice, la vostra risata si tramuterà in terrore. Continuare la mia missione, ha detto. Sono venuto in questo reame per tener fede a una promessa, ed è quello che farò. Oh, questo è interessante. Oh, questo. Tu, te ti ho già incontrato. Pallida creatura, dunque l'hai trovato anche tu questo luogo perfetto. Presto entrerò per combattere, ma prima mi riposo solo un momento. Anche se pochi sono davvero alla mia altezza, spero che questa arena possa offrirmi il genere di sfida brutale che cerco. La sfida perfetta, posso già pregustare la vittoria. Ok. È possibile che io passi tutto il tempo a tutta la parte a esplorare questa zona perché la voglio sviscerare completamente. Lì dietro c'è l'arena, ma posso già diciamo iniziare a visitarla. Qua a sinistra c'è qualcosa. Andiamo qua. Ok. Sembra una di quelle cose del flusso di energia nera, ma senza flusso in sé. Che strano. Sicuramente ci sarà qualcosa una volta che avremo, boh, fatto un po' di missioni. Ah, qua non si può entrare, ok. Un'ultima cosa da fare prima di andare alla prima sfida. Cioè, questa cosa qua luminosa sotto. Non è che si apre così? No, manco quel cazzo. Siamo tutti dei folli? Ah, boh, ditemi tu. Gli ho letto la sua mente, non mi ricordo. Sì, l'ho già letto. Allora, beh, visto che mi immagino siano delle battaglie boss. Non so se sono delle battaglie boss o cosa. Mettiamoci un setup di aculeo. Un setup di charme adeguati. Questo non mi serve perché non devo andare da nessuna parte, no? Siamo dal raccolto. Allora, per sicurezza lo teniamo. Metti che ci chiederà di combattere contro diversi nemici e questi nemici ci dropperanno Geo. Questo penso di poterne fare a meno. Questo lo tengo. Questo lo tengo, assolutamente. Pietra sciamanica, assolutamente. E mi chiedo se mi conviene andare in Overcharmed e mettere un altro charm. Secondo me no. Cazzo, andare in Overcharmed è abbastanza punitivo. Proviamo questo setup. Poi vediamo com'è. Al massimo mi tolgo quello che mi era Cimbri Geo. E metto qualcos'altro. Ok. Entriamo nel vivo di questa cosa qua. La prova del guerriero. Quanto è? 100. Vai. Finalmente. Ok. Molto bene, una pro ho porta prova si apre davanti a te. Spero tu offra un bello spettacolo. La prova del guerriero. Combatti per ottenere Geo e un incavo. Daghe. Spero che io debba pagare su una volta che adesso potrò riprovare quante volte vorrò. Ok, andiamo. La prova del guerriero, vai. Prima prova del Colosso dei Folli. Siamo per entrare nell'arena. Che figata. Mi chiedo se sono delle battaglie boss. Spero che siano delle battaglie boss, lo preferirei. Colosseo dei folli. Spettacolare. Vai. Sono pronto. Cioè, in verità no, però. Ok. Ti ridurrò in polvere. È vero, si può anche fare la cura dei sogni sui nemici. Non l'ho mai fatto perché è impratico. Ok, diciamo una serie di battaglie mini boss, diciamo. Vabbè, la prima è una cazzata, abbastanza una cazzata. Non l'aspettavo. Questi. Oh. Mi arrivano messaggi. Oh, intanto qua trovo dei mostri unici, quindi. Troverò altre bestie per il bestiario. Eh? Ficata così. Vabbè, questo è un po' overkill forse. Vabbè, queste che sono merdacce le posso battere anche solo con la cura. E
E vabbè, alla prima prova un po' così, cioè. Salvete. Voglio provare il giramento, già che... Vabbè, non dice nulla di interessante. Non fa altre mosse? Ok. Ok, ah, fa un'altra mossa allora. Ok, vabbè, la prima prova è veramente una cazzata. Ma questi è peggio incontrare... Aia. Questi non sono facili da schivare, effettivamente. Che pezzi di merda, non puoi... Ok. Questi non sono mai riuscito a schivarli per bene. Ok. Bella lunghetta o sbaglio? Se sbaglio muoiono dopo 5 colpi. Ah, bravo. Posso buttarlo giù, immagino. Altri 2 colpi e muore. Ultimo colpo. Ok. Ok. Ancora questi. Ma quello muore. Bene. Però sono lunghe, eh. Cazzo, volevo vedere. Ah, vabbè, ma questi sono rimasti in un colpo, scusa. Ah, questo l'abbiamo già incontrato, raga. L'abbiamo incontrato. La prima volta abbiamo trovato Zote. È molto fastidioso da battere. Non so se l'abbiamo incontrato altre volte. Sì, no, non ricordo. Era molto fastidioso anche la prima volta. Ok. Ho anche completato solamente nel diario, quindi non dovrei incontrarlo più. Ho vinto? No, ancora no. Madonna, sei lunga. È veramente lunga. Aia, mi hai veramente preso. Vieni qua te, ok. Fammi curare un attimo. Aia. Aiuta veramente tanto la cosa che ti aumenta attack speed della culo. Ma quando finisce? Aiuto! Basta, non te lo lungo, raga. Non posso saltare. Ah, vabbè, ok, ma già non ho bisogno di saltare per battere questo. Il problema è se... Con questo, senza saltare devo batterne 2 contemporaneamente di questi. Uno da destra e uno da sinistra. Ok. Ah, questi! Ci sono i sentieri dimenticati. Esplodono? Sì, è vero. Ok, muoiono in 3 colpi. O in un colpo caricato. Ma questi li ho mai incontrati? No, non li ho mai incontrati questi. Ah no, sì, forse sì. O perlomeno ho affrontato un boss. Uno dei primi boss era molto simile a questi. Sì, no, l'ho già incontrato. L'ho incontrato come battaglia boss. Uno dei primi boss del gioco. Com'è la cicali de madre o cosa del genere. Sì. Interessantissima sta cosa. Provate a questa parte. E forse anche un po' o tutta la prossima. Io la passi a... Solo nel corso dei folli. Ma Zote è il potente.
Non temi avermi cianciato, tua morte sarà rapida. Non mi attacca neanche. Passa, cioè, salta solo a destra e a sinistra. Non mi fa neanche danno. Sì, toglieva che era una schiappa in verità, eh. Dai, che cosa umiliante. Guarda che cosa umiliante. Ci sto giocando a squash praticamente. Che cosa umiliante. Achievement sbloccato, rivalità. Oh, oh, oh. Aspetta, dove vedo l'achievement? E anche guerriero. Ho sbloccato due achievement. Uno per aver completato il guerriero, uno per aver battuto Zoti, probabilmente. Posso parlargli? Avanti, miserabile, fila via prima che tu mili ulteriormente. Ricompensa? Il capo per amuleto, vero, ce l'avevano anche detto. Che spettacolo, ragazzi, è stato bellissimo. È bellissimo. Mi aspetto che le prove numero 2 e 3 siano difficili. Il 2 sarà tipo una sfida ma fattibile. La 3 sarà qualcosa di impossibile. Ah, c'è il mio simbolo sopra. Ok, la posso rifare anche quanto volte voglio. Allora, innanzitutto voglio leggere un po' le entry del diario dei nemici che mi hanno trovato e ucciso, insomma. Allora, a partire dalla... Mi sembra si chiama Cicalide Madre. Allora, era uno dei primi nemici proprio. Cicalina Madre. Cicalino, Cicalina. Curiosamente questa creatura non depone uova, portando invece i piccoli nel suo grasso stomaco. Questa strana abitudine sembra stancare la creatura, rendendola sonnolente e vulnerabile. Approfittane. Poi, aspetta, volevo controllare una cosa? No, ok, no. Le cose del Colosseo sono tutte in fondo, immagino, no? Aspetta. No, niente, sto dicendo una cazzata. Ma dov'è Zote? Non lo ok, eccolo qua. Zote, un insetto di nessuna fama, autoproclamatosi cavaliere. Impugna un oculo in fibra di carapace, da lui stesso forgiato, a cui ha dato nome sterminatrice. Alcune rare creature sono così deboli, così inutili, così nette e così irritanti che cacciarle non dà nessuna soddisfazione. Questo è il folle lancialame, quello che combatte per la gloria nel corso dei folli. Il folle gladiatore. Ok. Baldoro coriaceo. E niente, questi erano i nemici che abbiamo combattuto più o meno. Voglio vedere gli achievement, giusto per scrupolo. Guerriero, completa prova il guerriero e l'altro non posso vederlo senza aprire tutto il menu, non c'ho voglia. Andiamo alla panchina. Questo setup di Geo alla fine ci stava. Perché comunque sono battaglie boss e mini boss. Cioè, diciamo. Ho un incavo in più. Quindi posso rimettere potenzialmente qualunque charm. Però non voglio andare in overcharmed perché mi sa che la seconda mi fanno il culo se vado in overcharmed, anche senza probabilmente. Quindi io direi di mettere o tolgo l'attacco rapido, ma mi sembra molto utile, ne metto un altro. O metto lo spine d'agonia, che comunque è abbastanza sempre verde. Mi chiedo se morire nel corso di folli porta a perdere Geo. Abbiamo praticamente occupato quasi un'intera parte solo per la prova del guerriero. Io direi, iniziamo la seconda, anche in questa parte, dai, almeno ti viene un po' più là. Sì, va bene, ok. Bentornato, guerriero. Un piccolo controllo. Prova del conquistatore, 450. Comunque, come avevo detto io, basta che tu li paghi una volta e sblocchi la possibilità di giocarli. Ok, prova del conquistatore. Geo e metalli rari. No, questo mi dà il... quello che su Dark Souls è la titanita, adesso non mi ricordo come si chiama qua. Minerale ferreo, si chiama, ecco. Se mi dà minerale ferreo mi eccito tantissimo. Perché me ne mancano due e ce li ho tutti. Posso potenziare la spada al massimo. Vai, sono pronto. Stavolta ho anche le anime al massimo, tra l'altro. Inizio subito a caricarmi. Oh! Ok. Questi sarebbero i nemici base di questa... Non è difficile, però si vede già che è a livello di difficoltà diverso rispetto alla prima prova, chiaramente. Hai molto tempo per curarti. Questi cosa sono? Ah, ok, sono come quelli di Verde Via. Ok. Ho comunque una spada molto forte,
L'ho preso quello lì a sinistra, quello a destra, come ho fatto? Vieni qua. Ok. Oh merda, solo su questa piattaforma da combattere? Ok. No, se sbuttare le spine è applauso. Ok. Ma che ansia combattere su... Oddio. No, li odio questi. Che liscio. Prima questi, sono veramente odiosi. Ci ho fatta. Vai. Merda, volevo fare un attacco potente ma non l'ho caricato al massimo. Cioè non l'ho caricato abbastanza, volevo dire. E questo ce lo faccio, ok. C'è un altro ancora lì. Ok. Ho sbloccato anche la low entry. Ho completato anche la low entry di Aretha. Ok. Ma no, dai, not like this. Oh! Che pezzo di merda! Non ho tempo di curarmi. Ora sì. Uff. Vai. Prossimo. Ah, qui sono quelli che sono qua nel... Fastidiosi, ma neanche troppo. Quelli... Oddio, no, che sono così tanti, sì. Dio benedica quell'incantesimo. Oh, ecco, prima stavo dicendo, ma sono stato interrotto. Quelli grandi, sì. Ah, no, in realtà non sono stato interrotto, l'avevo detto completamente. Ok, se uno lo posso ancora battere, ma se mi metti due di quelli... No! No, non puoi farmi una cosa del genere. Oh, che figata! È bellissimo. No, no, è proprio questa la parte di gameplay che mi piace di Hollow Knight. Non ci credo! Una parte fa mi chiedevo quando avremmo incontrato altri di questi nemici qua. Corso dei folli, eccolo. No, raga, quanto sono contento di quest'area. Quanto sono contento che l'abbiano messa. Vai. Merda, sto curando. No, ho trollato. Bastardo sul figlio di puttana, lasciatelo dire te. Ok. Pian piano sto finendo le anime. Questo non è difficile. Questo neanche se da solo. Ma se mi passi sopra così proprio. No, non dirmelo. Che ficata. Ci sono ancora le spine sotto? Sì. Il combattere in aria, che bello. Pazzisco. No, io impazzisco queste cose qua. Certe spine, ok. Oh! Ok. Ok. Oh. Che spettacolo, guarda! È bellissimo. Boh, non so perché mi piace così tanto. Cazzo, sono sti nemici. Sono nuovi. Sembrano molto simili a quelli di Verde Via, ma esteticamente sono diversi. Vabbè, non è esageratamente difficile. Oh! No, ok, così forse sì. Così decisamente sì.
Uff, il pelo. Dai, quanto manca alla fine? Quanti colpi muoiono questi? 4, 5, ok. Quindi due colpi potenti muoio. Per un colpo potente ho detto fa 2,5 del danno normale. Io ragazzi ve lo dico, questo gioco lo platino. Io ve lo dico già, questo gioco lo platino. Io prendo tutti gli achievement. Cosa sono questi? Bellissimi! Forti anche, cazzo. Devo sbrigarmi a ucciderne uno. Questo è impegnativo. Ok. Ok, se ne uccidi uno diventa... L'altro diventa più forte, giustamente. Tipo Ornstein e Smoog di Dark Souls. Cazzo. No, questo è paradiso per me. Ah, fuck. Forse perdo. Not like this. No. È troppo stretto qua. No. Minchia, quanta vita che hanno questi. Questi hanno tantissima vita. Proprio tanta. Lo spiritello lo trovo nel corridoio. Perché se sì non è neanche... Ah, forse è qua dentro. Ah, ecco cosa serve sta stanza. Per recuperare lo spiritello in caso di morte, giustamente. Allora, facciamo così. Io ci riprovo. E se arrivo lì... ci riprovo tagliando e riprendo a registrare quando arrivo lì da quei mostri lì. Che erano veramente, veramente forti. Ok, forse ci siamo. Eccoli qua. Merda. È veramente difficile. Non ci sono uno. Ok. Oh, battuto, mica usando le spelle viene una cazzata. Le spelle sono fortissime. Le spelle sono veramente, veramente forti. Cioè, avete visto quanto poco... Prima, quanto li ho colpiti con le spade e non morivano. Adesso, pochissimi colpi di spelle e li ho uccisi. Conquistatore. No, le spelle comunque sono veramente OP in questo gioco. Sono veramente, veramente OP. Minerale terreo. Ah, terreo, non ferreo. Vabbè. Ok. La terza prova la faremo nella prossima parte perché adesso chiudo. Quindi vado alla panchina e poi chiudo la parte. È bellissima sta area, finalmente. Comunque, cioè... È il mio sogno, cioè vivrei qui se potessi. Vorrei un'intera espansione basata solo sul Colosso di Folivore. Termino qui la parte numero 36 del Let's Play di Hollow Knight. Se vi è piaciuto il canale, un pollice in alto, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.